Padre, i biscotti sono pronti. Può benedire anche questi. Oh Signore, ti chiediamo di benedire questi biscotti preparati con sorella farina, fratello zucchero e fratello burro. Ti ringraziamo inoltre per fratello panettone e ti chiediamo che trovi pace nel nostro stomaco che si prepara a ricevere i mangiarini di questo giorno. Amen. Il Natale. È una festa così insulsa. Ma ti rendi conto? Lo sai che il Natale in realtà è una festa pagana di mille anni fa? E la Chiesa cristiana l'ha trasformata nel compleanno di Gesù e adesso è diventata solamente una festa consumistica in cui la gente è interessata solamente a... Lo sai che anche a dicembre ci sono le stelle cadenti, come ad agosto? Wow, davvero? Non lo sapevo. Sì, però sono diverse. Ad agosto si chiamano Persedi, invece a dicembre si chiamano Geminidi. Dai, che figo! Senti, però secondo me adesso dovremmo tornare dentro. Danilo ha preparato il cenone, non so se... Sì, sì. Ali! Ne ho visto una! Anch'io! Esprimiamo un desiderio. Ok. Chissà che desiderio sta esprimendo Alice. Vorrei essere della sua testa per saperlo. Giorgia! È quasi pronto. Vieni a sederti a tavola. Vai pure a chiamare quei due là fuori. Anala hetifel bait al milad ane musallem anala hal kaliaum dana fi ramadan. Sì, scusa, me ne ero dimenticata. Ti prepara un caffè. Si può sapere che desiderio hai espresso? Perché mi trovo nel tuo corpo? Alessandro, me lo vuoi dire? Alessandro! Sono le mie tette quelle. E che cos'è questa cosa appiccicosa che metti nei capelli? Comunque, mi è venuto in mente un modo per poter trovare i nostri corpi. Basta esprimere un altro desiderio. E allora facciamolo! Ma il signor Andrea che fine avrà fatto? È quasi pronto per il cenone, siamo qui a casa sua e lui non si è ancora fatto vivo. Per favore, padre, potrebbe telefonargli? Vai! Maledetto! Ma la paghi questa, tieni! Ah, bestiacce maledette! Pensi che funzionerà? Certo, nei film funziona sempre. Dopo tutto il lavoro che ho fatto per cucinare questo riconoscimento, non viene nessuno a mangiare! Eh no, è così non va bene però! A Natale dobbiamo essere tutti più buoni! Ecco, io sono calma e tranquilla. Basta che non mi si manchi di rispetto, specialmente a Natale. Padre, visto che siamo qui, da soli, venga qui, non sprechiamo tutto questo ben di Dio. Mangiamo io e lei. Questa è la nostra ultima possibilità. La fontana di Trevi. Ma no, ma se lanci così poco non funzionerà. Lancia un po' di più. Pronto? Ah, salve signora Conconi, come sta? Sì, purtroppo ho saputo della scomparsa di suo marito. Ho pregato tanto per la sua anima. Come? È risuscitato? Ma è sicura? Ma è un miracolo! Il Signore opera per vie imprescrutabili.
Allora, signora Conconi, mi ascolti. Io adesso arrivo subito. Così chiameremo insieme Sua Santità Benedetto XVII e gli chiederemo di annullare l'estrema unzione data al suo amato marito e di riammetterlo tra i fedeli di Santa Romana Chiesa. D'accordo? A tra pochissimo, signora Conconi. È successa un'emergenza, Danila. Io purtroppo devo lasciarti. Comunque ti auguro un santissimo Natale. No, la prego, padre, non mi lasci sola. Rimanga con me la notte di Natale da sola. Io non voglio rimanere. La prego, la prego. Danila! Danila! Si sta risvegliando. Si sta svegliando. Danila? Ci hai fatto davvero preoccupare, Danila, cara. Scusami, Danila, non l'ho fatto apposta. Scusami. Te l'avevo detto io di stare attento con lo spumante. Ma che cosa è successo? Oh, 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 oh! Alessandro, ho aperto lo spumante, il tappo ti ha colpito e hai sbattuto la testa. Un sogno stranissimo. Sì, e in questo sogno voi mi avevate lasciato da sola. Per il cenone di Natale. Sì, per il cenone di Natale, sola. Però la cosa più strana è che in questo sogno non c'era nessuna citazione di alcun film. Ma è impossibile. No. Che stupidi che sono questi sogni. Fortunatamente siete tutti qua. Ma... il signor Andrea dov'è? Vai! Vai, 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 ah, maledetto! Ma la paghi questa, tieni! Ah, bestiacce maledette! Stavamo per fare la foto, dai, sì, mettiamoci sì, in posa! Sì, sì, sì. Ciao Ali, ti ho portato un regalo. Mollami. Gliding in a one-horse sleigh.